La domanda è abbastanza ovvia per noi del board rispondere per coloro che hanno avuto l'esperienza di partecipare ad Alleati per la Salute in questi anni. Certo, la pandemia ci ha portati a utilizzare ancora di più queste forme di comunicazione, diciamo, digitali, a stare insieme, a rispondere, come diceva prima Antonella, alle necessità dei nostri pazienti, e quindi abbiamo cercato di portare all'interno del board ciascuno di noi, chi per l'area oncologica, chi per l'area della medicina generale, quelle che sono le problematiche che i pazienti hanno vissuto e vivevano in quel periodo specifico, e abbiamo cercato di mettere insieme quello che è la necessità quotidiana dei pazienti, a prescindere da quella che è stata la pandemia, alle esigenze che la pandemia ci ha portato in evidenza, alle problematiche della gestione di una sanità che purtroppo nel territorio ha trovato i suoi limiti. Abbiamo dibattuto in questo anno di quelle che erano e ci siamo confrontati su quelli che sono stati e che erano i problemi da affrontare, come risolverli, come mettere insieme quelle che erano le notizie corrette, come garantire un'informazione, perché ricordiamoci che quello che è stato la pandemia è stata essenzialmente paura, paura per tutti, in particolare per coloro che erano già colpiti da una patologia. E quindi bisognava cercare in tutti i modi di superare questa paura facendola diventare consapevolezza, facendo far sì che le persone potessero essere consapevoli, e quindi trovate in quelle che sono le tematiche del portale, in quelli che sono stati gli argomenti dei webinar o dei talk, praticamente quelle che sono le esperienze nostre delle varie associazioni. Abbiamo cercato di trovare ciò che di trasversale c'è in questa, diciamo, nel mondo della salute, e ciò che era importante trasmettere in quel momento, in quel preciso istante, alle persone che erano disorientate e che sono spesso ancora oggi disorientate. Quindi interventi su che cosa sono i vaccini, su come gestire la cronicità, i caregiver, l'importanza dei caregiver. Ne parlano pochi, anche dagli ospedali sono stati banditi, però erano fondamentali. Si sono trovati pazienti che si sono trovati spersi, si sono trovati soli di fronte al medico. Abbiamo suggerito delle modalità telematiche per permettere al caregiver, pur non in presenza, di partecipare alla visita. Abbiamo cercato di portare in evidenza, anche con le istituzioni, quelle che erano le problematiche che si vivevano tutti i giorni, in modo indipendente da quelle che erano le nostre patologie. Ciascuno di noi rappresentava un'area diversa, ma le esigenze e i bisogni sono similari. È un lavoro di squadra che ha permesso la co-creazione di questo portale, la messa insieme con delle professionalità come quella di giornalisti professionisti che ci hanno aiutato a trovare le notizie giuste, a pubblicare quelle corrette, quelle che trasmettevano e permettevano di dare consapevolezza e non paura alle persone che noi supportiamo. È un modo per stare insieme, e noi con Alleati per la Salute ormai da 10 anni siamo abituati a lavorare in network. Abbiamo scoperto il network sia dal punto di vista telematico, ma dal punto di vista umano e trasversale alle associazioni, il lavorare insieme, il poter costruire insieme anche un'azienda come Novartis, che ci ha dato la possibilità in questi anni di confrontarsi, di permetterci di trovare insieme un modo che ci ha permesso in quest'anno di lavorare meglio e proficuamente per poter raggiungere questo che è stato un primo passo, perché Alleati per la Salute non si ferma, continua, perché la nostra alleanza è un qualcosa che tenderà a continuare, continuare perché ci sarà sempre bisogno. E oggi la pandemia ci dà un'opportunità, quella di costruire insieme il nuovo mondo della salute, il nuovo, ed essere protagonisti di questa costruzione. E noi con questo portale, con questo gruppo di associazioni, vogliamo essere protagonisti insieme ai decisori e non lasciare solo agli altri di parlare di salute, perché noi pazienti siamo e dobbiamo continuare a essere protagonisti e non soggetti passivi. E questo nel portale della salute lo esprimiamo in modo netto e chiaro, e cerchiamo di far sì che siamo noi protagonisti della nuova realtà che ci sarà davanti. Dobbiamo costruire un futuro, e quindi facciamo un salto insieme in questo che è il futuro della sanità.